Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Io non ho parole, non ho parole. Vi premetto che non è assolutamente un clickbait, quello che vi sto per dire è quello che è realmente successo e soprattutto che questo non è né un video sponsorizzato né altro. È solo un video che vi mostra quello che è successo e ha dell'incredibile. Personalmente penso che abbia dell'incredibile. Allora, iniziamo. Mi sono preparato degli screen così ho più facile il discorso da farvi. Allora, il 20 dicembre 2018 ho postato questo tweet con scritto: una volta è arrivato il corriere di Amazon e vai un nuovo smartphone. Ora è una foto, una semplice foto di quello che avevo ordinato, ossia dei cubetti per il pupo. Lasciava intendere che una volta ordinavo tante cose per me, adesso tutti i pacchi, perché poi soprattutto vicino a Natale, tutti i pacchi sono fondamentalmente stati pacchi regalo, comunque cose dedicate al pupo, come è giusto che sia. Se io ho postato questa foto per fare una battuta ed ho postato questa foto senza assolutamente taggare Amazon, c'era solo scritto Amazon nel testo, come potete vedere dallo screen. Mi arriva la prima risposta da Amazon Help che mi scrive: ora, mi corregge il tweet, ora Babbo Natale ha preso la rivincita sui corrieri e ha pensato ai suoi fan più piccini, con l'emoticon e con scritto ED, che sarebbe la persona probabilmente che mi ha risposto. E io normalmente mi sono fatto una risata, bella risposta, anche se non l'avevo taggati, però bella risposta, mi è piaciuta, e gli ho risposto con delle risatine. Il bello è che poco dopo mi arriva un'altra risposta da un certo o da una certa AL, che dice: sei proprio sicuro di non aver nascosto un accessorio per lo smartphone tra un peluche e un cubetto? Non lo diciamo a nessuno. Allora io, sempre divertito, ho risposto: shh, che potrebbe leggere mia moglie, sempre per fare una battuta. E loro mi hanno risposto: puoi contare sulla nostra discrezione. Ci sembra giusto che il corriere ripassi a portare qualcosa anche per te. Questo dal nulla, ragazzi, eh? Se sei d'accordo, clicca qui e compila i campi richiesti. Riceverai una nostra email. Allora, a questo punto io ho fatto: allora, o è scam, quindi mi stanno per fregare, oppure non lo so, stanno facendo un qualcosa per Natale, sono tutti più buoni? Può essere. Quindi ho cliccato sul link ed ho risposto. Ho risposto: non so perché devo cliccare su questo link, perché effettivamente non era molto chiaro, ma se mi regalate OnePlus 6T non mi dispiacerebbe, così per fare una battuta. E loro mi hanno risposto: mi chiamo Alice e faccio parte del team di supporto Twitter per Amazon.it. Con il tuo permesso ci piacerebbe inviarti una piccola sorpresa che posso anticiparti: non sarà OnePlus T6, ha scritto, vabbè, 6T. E su questo, insomma, questo era ovvio. Però mi stranisce questa cosa, perché loro dal nulla se ne sono usciti con questa cosa che io non ho mai visto e mai sentito da nessuno. Quindi mi hanno chiesto se ci vuoi confermare l'indirizzo. Io ovviamente ho mandato l'indirizzo e loro mi hanno risposto: ti abbiamo inviato una piccola sorpresa, riceverai il primo pacchetto entro il 2 gennaio e il secondo entro il 7 gennaio. A questo punto arrivano due pacchi, li prendo un attimo, che sono uno e due. Allora, io questo l'ho già sbirciato, non l'ho aperto ma l'ho già sbirciato. Questo non ho idea di che cosa ci sia dentro. Ovviamente saranno due pensierini, immagino, però c'è anche una piccola dedica. Quindi, ragazzi, io direi che loro hanno scritto, siccome avete visto nelle mail, ci farebbe piacere se posti una foto, insomma, ci tagghi. Io invece ho deciso di fare un bel video. Vedete, questo aperto e questo no. Io ho deciso di farci un bel video perché secondo me se lo meritano. Hanno fatto una cosa, secondo me, eccezionale, bella. Un piccolo gesto che è capitato a me, come poteva capitare a chiunque. Tra l'altro, io sono andato a vedere le menzioni di Amazon Help e Amazon degli altri paesi e alcuni hanno ricevuto alcune cose. Quindi forse è una cosa, non so se lo fanno tutti gli anni, l'hanno fatto quest'anno. Il bello è che io non ho taggato assolutamente nessuno e questa è la cosa che mi ha fatto più piacere. Se ne sono usciti dal nulla, perché se voi scrivete Amazon loro leggono tutto, se avete bisogno di assistenza loro leggono tutto. E che dire, ragazzi, io direi di andare a fare l'unboxing del verde soprattutto. Il rosso so già cos'è, però il verde non ho idea. Ripeto, saranno dei pensierini, ma pure se fossero due cose da 50 centesimi è il pensiero che conta. E devo essere sincero, loro, quelli di Amazon, autodefiniscono l'azienda più attenta al cliente, al mondo, qualcosa del genere, ma sicuramente ho invertito i fattori. Devo dire che queste sono le piccole cose che fanno piacere. Io devo essere sincero, so già cosa c'è qui, non è niente di che, però
Però sono contento perché hanno fatto. E poi mi è piaciuta tantissimo la dedica che mi hanno scritto. Adesso cambiamo un po' l'inquadratura e andiamo a vedere cosa c'è. Soprattutto andiamo a scoprire cosa c'è qui, perché io, ripeto, non ho idea di che cosa c'è. Può essere la stessa cosa che c'è qui, in forma diversa perché è più larga, o una cosa completamente diversa. Sicuramente non è uno smartphone, però sicuramente è un qualcosa che fa piacere. Ci vediamo all'unboxing. Perfetto ragazzi, ho cercato di fare più spazio possibile sulla scrivania, fa niente se si vede qualcosa di lato. Allora, siamo qui ad aprire i pacchi, io non ho parole. Allora, prima di tutto io vorrei farvi vedere il messaggio che mi hanno mandato, perché cioè, l'ho trovato fantastico. Allora, immaginiamo sia il tuo primo Natale da papà, ed è vero, e dato che le priorità adesso sono cambiate, abbiamo pensato di mandarti un pensierino per rendere tutto un po' più dolce. Un caloroso abbraccio dal social media team di Amazon.it. Io già qua mi sono squagliato, devo essere sincero, mi sono veramente squagliato. Io continuo ad essere veramente non lo so. Vabbè, allora, apriamo questo e vediamo di cosa si tratta. Ripeto, io già ho dato un'occhiata e mi hanno mandato dei Pure Chocolate Truffles, che sono dei tartufi al cioccolato, al cocco, al tiramisù e alla cheesecake. Vediamo se non sono scaduti. Mica sono scaduti. No, cioccolato belga, ne sono 9. Speriamo che non siano rotti, perché sono arrivati con le poste. Dove c'è scritta la scadenza qua? Vabbè, immagino che non siano scaduti. Ah, eccolo qua. 29/2019. Direi che questi comunque scadono a brevissimo, quindi ce li dobbiamo mangiare tutti. E questo è il primo regalo. Questo lo sapevo già, ve l'ho già detto. Io questo non ho idea di che cosa ci sia qui dentro. Forse altre cioccolate, forse altro. Ripeto ragazzi, non è il valore, è il gesto, e io sono rimasto veramente... Che cos'è? Cos'è sta roba? Ok, Amazon, questo l'avevamo capito, che roba Amazon. Questi sono proprio gli unboxing, quelli... Novelty Survival Kit in a Can. Ma cos'è? Ma è una crema, che è? Dead to be, ma sempre legato al fatto che io sono diventato papà, della cosa più bella del mondo. Ma che cos'è? Just for you survival kit in a can. New dead survival kit contents. No vabbè, ma è bellissimo. Ma è bellissimo. Allora, ci sono delle caramelle, quelle a braccialetto. C'è una candela che non ho idea di che cosa possa servire. La candela, una spugnetta. I tappi per le orecchie, che penso che servano tantissimo. No, vabbè, è bellissima sta cosa, raga. Un bellissimo elastico. Un portachiavi a mappamondo. Dai, ma da pazzi sta cosa. È tipo uno scherzo. Questo che cos'è? Lo sto odorando, ma non capisco cosa sia. Ok, qui c'è una zolletta di zucchero, una gomma, una penna, quest'altro coso che non ho idea di che cosa sia. È pieno di robetta sta roba. Semi. Ma sono semi di girasole. Oh mio Dio. C'è un pezzo di un puzzle. Uno stuzzicadenti. Delle salviette lemon fresh ci vogliono. Una mollettina. Poi ci sono due biglie. Belle queste biglie, non le vedo da quando ero piccolino. Aspetta, due biglie. Questi googling... Come si chiamano? Googling ice. Due. Una corda, non posso pensare che cosa ci si possa fare. E queste che sono palline. Ma io non capisco. È una sorta di scherzo, credo, ma è bellissimo. Ma che cos'è questo? Ah, ok. New Dead Survival Kit. Ah, ok. Ok, allora, marbles to help replace the one you will lose. Ah, ok, queste servono per sostituire quelle che verranno perse dal bimbo. Lo stuzzicadenti to help pick out the good in all situation. Puzzle, vabbè, ve lo leggete voi, ragazzi, ve lo metto così. Leggetevelo voi, ecco perché ci sono tutte queste cose. Io vorrei capire quei due
Candle rope. Get to the end. Ma cos'è? Wipe. Rubber band, ice number. E non capisco quei due cosetti. Puzzle piece. Bello, you are such an important piece in your Chelsea. Va bene, raga, peg forse? Non lo so. Allora, ragazzi, io non ho parole. Io sono contentissimo di quello che è stato questo regalo assolutamente inaspettato. E non lo so, loro se ne sono usciti veramente. Ma dove stava questo? Ah, stava qua. Se ne sono usciti veramente dal nulla con quel tweet che voleva essere poi Milan. Aspetta, c'è scritto Milan e poi Made in Spain. Bene, se ne sono usciti veramente dal nulla in quel tweet che tra l'altro rispondeva a quel tweet nel quale non erano neanche menzionati. Io sono, boh, sono contento. Queste sono proprio quelle cazzatine che però, non lo so, ti fanno rendere conto di quanto sia un'azienda, davvero attenta al cliente. Io adesso mi vado a mangiare i tartufi. Spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un video fatto veramente nella maniera più genuina possibile. Vedete che già ne stavo perdendo una. Più genuina possibile, ripeto. Io avevo visto cosa c'era lì, ma non in questo che mi è arrivato 2 o 3 giorni dopo. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se non lo so, se avete qualcosa da dire, mettete un commento sotto e ci vediamo al prossimo. Ciao, grazie, 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 Amazon.